Comunione, fratellanza e voglia di stare insieme sono solo alcuni dei momenti che hanno caratterizzato il pellegrinaggio dei giovani della diocesi di Arezzo, Cortona, San Sepolcro, che si sono ritrovati ieri sera in cattedrale per omaggiare la Madre di Dio in occasione della novena di preghiera in preparazione alla solennità della Madonna del Conforto, un momento particolarmente sentito che giunge a pochi giorni dal viaggio nel continente americano, dove alcuni di loro hanno partecipato alla 34esima edizione della Giornata Mondiale della Gioventù a Panama. Anche quest'anno siamo voluti venire qui come Chiesa Giovane a rendere omaggio alla Madonna. Quest'anno ha un duplice significato. Domani ci sarà l'ultima Assemblea Generale del Sinodo e quindi come Chiesa Giovane abbiamo voluto dire ai piedi di Maria, nostra Madonna del Conforto, il nostro sì. E abbiamo voluto dare anche coraggio al nostro pastore Riccardo, perché le scelte che domani insieme come Sinodo prenderemo siano veramente quelle scelte che il Signore vuole per il bene di tutti. Duplice significato, dicevo, perché siamo appena tornati da Panama e quindi proprio lì con Papa Francesco abbiamo meditato sulle parole della Vergine, il suo è come il suo sì. E allora anche noi questa sera abbiamo voluto ripetere questo sì, come tanti giovani hanno fatto a Panama con Papa Francesco, un riporto anche nella nostra diocesi di questa esperienza di fede, di questa esperienza di gioia.